Dopo le vicende di ieri vale tanto. Fare complimenti ai ragazzi per la prestazione, per la professionalità e ringraziare i tifosi per il sostegno a questa squadra e spero che sia sempre così perché ne abbiamo bisogno. Pretendo ancora di più, però a tratti nei primi 20 minuti si è visto un po' quello che vorrei, ancora non ci esprimiamo con continuità, speriamo di arrivarci quando riusciremo a trovare una condizione fisica migliore. Mister, purtroppo la classifica presto cambia con questa penalizzazione, che riflessione fa? Mi dispiace perché si fanno dei sacrifici, abbiamo fatto per ottenere dei risultati positivi, purtroppo poi succede quello che è successo. Dispiace un po' perché oggi saremmo a un punto dalla Sampdoria che ha fatto una squadra da stravincere il campionato, però andiamo avanti, continuiamo come oggi con professionalità, cercando sempre di fare il massimo, ottenere il massimo con l'aiuto dei nostri tifosi. Le chiedo se alla lunga potrebbero però queste difficoltà economiche creare dei problemi all'interno della squadra. Io spero di no, io spero che presto si possa risolvere questa situazione, perché è un po' triste, devo essere sincero, per una società come il Bari, per una città come Bari. Io sapevo delle difficoltà, ma non pensavo così.